In gran parte Taxi Driver trae ispirazione dalla convinzione di Martin Scorsese che i film siano una sorta di sogno ad occhi aperti o uno stato indotto dalla droga, una sorta di shock allucinatorio. E più volte Scorsese ha ribadito che la sua intenzione voleva essere proprio quella di portare lo spettatore a vivere una sensazione di dormiveglia. C'è una sequenza che aiuta a comprendere bene questo aspetto del film. Siamo all'incirca a metà e Travis sta parlando al telefono con Betsy. A un certo punto la macchina da presa si muove con un carrello all'indietro e mostra il lungo corridoio completamente deserto. Questo è uno di quei momenti in cui si comprende che il senso di solitudine non è soltanto di Travis, ma è un senso di solitudine più ampio che pervade in tutto il film. Cercai tante volte di telefonarle, ma poi non veniva più neanche al telefono. Le mandai dei fiori, ma me li riportavano tutti a casa. D'altra parte, non si può dimenticare l'esperienza cruciale vissuta dal personaggio di Travis, ossia l'aver sperimentato la vita e la morte attorno a sé in ogni secondo in cui si trovava in Vietnam. E per questo, una volta tornato a casa, egli è più teso, è più disturbato, inquieto, disorientato. Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? E con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Dì, ma con chi credi di parlare tu? Ah, sì. Va bene. State a sentire, stronzi, figli di puttana, io ne ho abbastanza. L'immagine delle strade notturne riflesse nell'acqua sporca dei tombini diventa per lui una minaccia, che segue parallelamente la sua paranoia. Del resto è come se lui si stesse scontrando al ritorno nella cosiddetta civiltà e facesse i conti proprio con qualcosa che lui ha in un certo modo dimenticato, azzerato, cancellato. Il Vietnam ha lasciato un segno ed è questo il vuoto che è presente in Travis. Lui trattiene dentro tutto questo fino però al. E sebbene alla fine del film sembri aver ripreso il controllo di sé, noi abbiamo l'impressione che la bomba ad orologeria potrebbe scoppiare in qualunque momento. Non mi resta altro che augurarvi una buona visione e alla prossima puntata dedicata al cinema di Martin Scorsese. Ne vedremo delle belle perché parleremo della prima parte degli anni Ottanta e di un titolo che spesso in pochi si ricordano, Re per una notte. Ciao, alla prossima!